Allora, ti spiego subito chi è Andrea Santo. È figlio d'arte, tra virgolette, perché il suo papà, come lo potete vedere, è collegato alla telecamera, che farà poi un bel servizio cinematografico, lo vedrai. E praticamente è aerobodegista da circa 35 anni, Orio? Ecco, 35 anni. Per me era un mito quando ero piccolo, perché era già un uomo acrobatico. Un figlio d'altro anni ha iniziato questa carriera, naturalmente in pochissimo tempo è diventato il pilota ufficiale di McFly. Signori, avete visto appena adesso che sono Andrea Sasso? Io direi di fare un applauso, perché mi farei vedere solamente l'antipasto, eccolo qua. Naturalmente le manovre sono tutte macchina che viene portata al limite, come avete visto anche prima da Jack Extra e quant'altro. Ecco, vedete, entrate in vite piazza. È un aeroplano da 2,20 metri circa di apertura d'aria, con un motore da 50 centimetri cubici. Naturalmente è un intanto questa manovra portata al limite. Questo è un... ecco, guardate, sono stati a corsi nel momento in cui viene il bisogno, possiamo dire che è completamente attaccato all'elica. Ecco, un passaggio in volo a Corsello. Ecco, un paracadute che viene eseguito portando il comando del Sabra, quindi alla massima espansione, fatto direte con qualche colpetto di motore, miscelando a vettori il direzionale e il tocco con il carrello di coda. Un applauso, direi che tutti questa manovra è brigata, però non è finito con diciamo la sua firma. Adesso Giovanni ti farò vedere cosa significa la sua firma. Ti prego, guardate, il pilota sta andando già a prepararsi. Questa qui è la firma che ha guardato questo pilota, si mette in una posizione che i fotografi possono non disturbare. Il pilota eccolo qua al punto di contatto d'oro per questa parte che è la distribuzione. Comunque, per quanto riguarda tutte le parti mobili che un aeroplano può avere. Ecco, naturalmente vedete, sono rovesciato, il comando viene dato al contrario. In questo momento viene eseguita ancora una manovra che conosco. Questo ragazzo fa parte del gruppo AMA, Associazione Aeromodellistica Alessandrino. È un bravo Alessandrino, mi sa che sta atterrando adesso, sai? No, prima è certo. No, facciamolo meglio, diamo il tempo, vediamo un attimo, eh? Non stava atterrando, vedevo che faceva qualche manovra, ma... vediamo un pochino. La plastica frenata con la retromarcia. Oh, my God.
verso terra. Ho l'impressione che è terra. Sì, è un classico sottomento, sottomento, eccolo, entrate in sottomento. Signori, Andrea, sasso all'atterraggio. Bravo! Giovanni, io sempre quando facevo la trombazia negli anni 90, ma sempre atterravamo così, sempre! Ci ha copiato!